Allora, abbiamo detto imbarazzo e senso di colpa, ad esempio che a livello non verbale si manifestano, ad esempio quando una persona tende a buttare lo sguardo verso il basso oppure introiettare le labbra in questo modo, copertura della bocca o parlando copertura del volto. Poi abbiamo visto che ci sono alcuni segnali relativi alla voce, ad esempio troviamo il lapsus linguistico, pause del discorso, spero che si veda, non vedo nessuno connesso, pause del discorso, ad esempio persone che emettono, diciamo, dei lapsus, tipo M. Pause più lunghe, pause brevi. Diciamo che quando la persona parla molto velocemente, perché probabilmente la menzogna è stata costruita a tavolino. Poi abbiamo visto ci sono i segregati vocali che indicano probabilmente menzogna, tipo ha, hm, ha, hm. Le ripetizioni, spesso persone che ripetono costantemente gli stessi concetti. Parole pronunciate a metà, quindi frasi non completate, sono tutti segnali che indicano che la persona in qualche modo ti sta mentendo. Anche il tono di voce è un segnale della menzogna, soprattutto quando il tono di voce diventa più acuto. Ovviamente è importante anche qua fare una calibrazione, cioè cercare di capire quali sono le caratteristiche base di una persona quando questa dice fondamentalmente la verità o comunque in una situazione tranquilla e notare i cambiamenti di frequenza. Ci possono essere anche, e questa è un po' la parte nuova, ci possono essere anche dei cambiamenti, spero che si veda, non vedo persone connesse, spero che si veda la live, ma dovrebbe essere tutto a posto, perché io qua la vedo e se mi I have all the connetto, ingredients to create the best music. dovrei poterla vedere, quindi vediamo un po'. Quindi teoricamente dovrei vedere. Quindi non capisco però perché non si vede, non c'è nessuno. Vabbè. Comunque niente, arriverà qualcuno prima o poi e se arriva è pregato di scrivere. Allora, quindi dicevo, è anche una possibilità che una persona in qualche modo possiamo dire non abbia, diciamo, non ci sia. Oh, un saluto a Roxy Rosa, benvenuta Roxy. Ci sia un mix tra emozione e tono di voce. Ad esempio, questo è un po' più difficile da notare, però quando noi notiamo, si vede bene Roxy? Scrivimi se si vede bene. Quando noi notiamo, ad esempio, un tono di voce più acuto unito alla microespressione della paura, significa menzogna. Oppure quando notiamo un abbassamento del tono di voce unito alla tristezza, significa menzogna. Oppure quando notiamo una accelerazione del parlato e unita alla rabbia. È sparita anche Roxy, non sappiamo che fine ha fatto. E un'altra cosa, quando notiamo, diciamo, l'accelerazione del tono di voce, più acutezza e rabbia. Quindi sono un po' complicate queste combinazioni, però io ve le dico perché sono indicatori di menzogna. Un saluto anche a Chris. Quindi abbiamo detto combinazione tra variazioni di tono di voce ed emozioni. Quindi
La voce diventa più acuta, abbinata alla microespressione della paura, significa menzogna. La voce si abbassa, abbinata alla tristezza, significa menzogna. Il parlato viene accelerato, abbinato alla rabbia, menzogna. Il parlato viene accelerato, in più c'è l'acutezza della voce, in più c'è la rabbia, menzogna. Poi ci sono anche le parole. Possiamo osservare alcune parole legate alla menzogna. Ad esempio, quando una persona ti risponde con un eccesso di dettagli, cioè quando tu fai una domanda e questa persona qua inizia a risponderti con un eccesso di dettagli, cioè dicendoti delle cose che in teoria non sarebbero neanche utili, dicendo più cose del necessario. Ecco, le persone che tendono a dire più cose del necessario probabilmente stanno mentendo, e questo deriva dal fatto che proprio per cercare di nascondere, diciamo, in alcuni casi cercare di mascherare, forniscono più dettagli, dicono più cose. Ecco, quindi questa è un'altra, diciamo, caratteristica che possiamo prendere in considerazione. Oppure i tempi, diciamo, delle risposte sono molto brevi. Questo è quando una persona viene colta alla sprovvista, e soprattutto talvolta invece quando ha già una risposta preconfezionata, cioè tu gli fai una domanda e questo papam ti dà subito la risposta, ma in realtà è una risposta preconfezionata che si era studiato a priori. E quindi, ad esempio, il marito che si è già preparato la scusa, diciamo, per la moglie perché è arrivato in ritardo, e la moglie dice: ma come mai sei arrivato in ritardo? E quello tutto gli dice subito due cose, quasi come se si aspettasse la domanda. Ecco, quando qualcuno ti dà una risposta come se in realtà si aspettasse la domanda, è probabilmente, e deriva dal fatto che che ti sta mentendo e che si è preconfezionato la risposta. Quindi anche talvolta una risposta, come dire, immediata, oppure una risposta preventiva, come dice la nostra Chris, excusatio non petita, cioè se qualcuno inizia a giustificarsi di qualcosa, tu non gli hai detto che come mai sei arrivato in ritardo, questo inizia a dirti: eh sì, sai, sono arrivato in ritardo per questo, questo e quell'altro, ti dà subito una risposta. Beh, è probabile che, diciamo, che ci sia una menzogna sotto. Quindi, ricapitolando queste ultime cose, risposte con eccesso di dettagli, tempi e durata delle risposte molto rapide, immediate, con risposte preconfezionate o addirittura diciamo, l'excusatio non petita, cioè darti una giustificazione che tu non gli avevi chiesto. Oppure, se tu fai domande, questa è un'altra cosa interessante, non partendo dall'inizio, ma magari partendo dalla fine, richiedi di fare delle domande, diciamo, in modalità diverse, allora riesci, diciamo, di solito si manifesta anche qua una situazione, diciamo, dove ci sono dove probabilmente è una menzogna. Quindi, soprattutto quando appunto la persona cambia versione passando, cioè andando a toccare dei punti diversi, cioè se tocchi dei punti diversi è probabile che ci sia comunque di sotto, di fatto, una menzogna. Ovviamente, c'è da tenere presente anche che, ad esempio, negli interrogatori spesso le persone innocenti potrebbero avere un atteggiamento un po' più aggressivo, mentre le persone colpevoli tenderebbero ad avere un atteggiamento più difensivo. Altre cose legate alla voce sono il timbro della voce in aumento, cioè la persona parla più forte quando sta per dire una menzogna, noti che il tono aumenta,
C'è un eccesso di eloquio e una velocizzazione del parlato, cioè la persona tende a parlare di più, tende a esprimersi di più, eccetera. Oppure talvolta manifesta un tono monotono, come se fosse proprio una cantilena, una negna, oppure diciamo, dice delle frasi confuse, con modifiche continue. Qua accade quando la persona è colta impreparata, a differenza dei tempi rapidi di risposta, quando la persona si è preconfezionata una risposta, quando inizia a dire frasi confuse, con modifiche continue, con silenzi improvvisi, questo dipende dal fatto che probabilmente questa persona non si era preconfezionata un, diciamo, non si era preconfezionata una risposta. Anche talvolta persone che ripetono sempre le stesse cose. Oppure, questa è una cosa interessante, persone che raccontano dei fatti che sarebbero emotivamente significativi, ma poi tu non noti nessuna emozione. Quindi anche un'altra caratteristica è la persona cerca di cambiare discorso, quindi passa da un discorso all'altro. Il cambio del discorso è un cambio, è un qualcosa di fondamentale. Questo per quanto riguarda la parola nella menzogna, come si mente attraverso la parola. E vediamo un